Grazie. Vedo che hanno aperto questo dibattito i medici, quindi voglio parlare da medico. Grande questa manifestazione, ma per noi deve essere solo l'inizio, perché non basta, non finisce qui. La sanità in Sardegna la stanno togliendo a tutti i livelli, stanno privatizzando. Oggi la Sardegna deve saltare in aria, è solo terra per mettere le porcherie. Tornano gli inceneritori, aumentano gli inceneritori qui da noi, aumentano le discariche, l'inquinamento, ma ci stanno togliendo i diritti essenziali, i diritti inalienabili, come quello alla scuola e alla salute. Non è solo un problema di ospedali territoriali che devono essere salvati, e devono essere salvati anche perché quando si dice chiudiamo nei territori, poi resta Cagliari. Non è vero, stanno chiudendo anche a Cagliari, per cui Cagliari mai sarà in grado di rispondere alle esigenze delle collettività dei nostri territori. Ma intanto, mentre chiudono i nostri ospedali, i medici di base non possono più prescrivere esami, tutto sta diventando a pagamento, questa è una cosa gravissima, ma ospedali li chiudono in nome del risparmio, ma non parlano di risparmio quando la Regione Autonoma della Sardegna, complici tutti, centrodestra e centrosinistra, danno 58 milioni all'ospedale di Olbia, al Qatar. Un ospedale che non serve alla nostra gente, e tacciono, per cui i soldi dalla sanità pubblica, dalla nostra gente, vengono trasferiti a fondo perduto alle casse del Qatar, mentre fanno tutti gli affari. Questo è il problema. Allora, i politici che imbrogliano le cittadinanze dicono che a livello personale sono d'accordo per salvare gli ospedali, ma visto che i loro partiti non sono d'accordo, che vogliono uccidere la sanità, abbandonino i partiti. Esiste il divorzio, esiste il divorzio. Continuiamo la battaglia nei territori. Se noi ci fermiamo, siamo finiti. A Roma ci hanno già pesato, e i nostri 700-800 voti per le politiche italiane non incidono, e allora hanno deciso di fare di noi quello che vogliono. Ribelliamoci, non ci sono vie di mezzo. Adesso la questura pare che ci stia invitando a sloggiare. Noi siamo tranquilli, siamo sereni e chiediamo spazi democratici per parlare. Grazie. Grazie. Della privatizzazione si sente anche
anche negli ambulatori di medicina di base, dove con il decreto Lorenzin, anche questo è un dettaglio di cui poco si parla, ma si subisce molto. Col decreto Lorenzin noi medici non siamo più liberi di svolgere la professione, non possiamo prescrivere buone molecole ed efficaci perché costano di più, per cui abbiamo anche l'indicazione a prescrivere molecole più economiche e sorpassate. Noi non si curano degli effetti che ci possono essere sul nostro assistito. Quindi parliamo di questo, come pure è saltata tutta la prevenzione. Tutti gli esami per la prevenzione sono rigorosamente a pagamento e non ci sono esenzioni che tengano, non c'è invalidità civile che tenga. Invalidi e non invalidi tutti dovranno pagare per avere un'assistenza minima. Per cui il progetto è un progetto molto più ampio, non è solo degli ospedali, per i quali diciamo salviamo gli ospedali delle nostre periferie, dei nostri territori, perché non ci sono speranze con gli ospedali pagliaritari, non verrebbe un tabù con nessuna Cagliari. Quindi un appello alla classe politica sarda che è sempre vissuta con me. Non è possibile che la classe politica sarda non si ponga il problema di salvaguardare uno dei diritti inalienabili, quello ad essere curati con una sanità pubblica. Non se ne preoccupano, perché intanto ci pensa Roma. Ci pensa Roma, questo è il dramma. Noi dobbiamo solo liberarci, non solo di Roma, ma anche di questa classe politica locale, irresponsabile. Questo è il problema. Non penso ai sardi, penso